Albera, lavori a rilento. Il sindaco a Roma sollecita il governo che assicura massima attenzione. Quartiere dell'Albera, viabilità sotto scacco, residenti bene l'intervento del sindaco ma pessimisti sui tempi. Sicurezza, la cura del nuovo questore funziona, blitz ripetuti per non dar tregua al degrado. Influencer morta in un appartamento, ci sono i due primi indagati, non noti risultati dei test psicologici. Castel Gomberto, pensionata investita da un'auto in via 25 aprile, è ricoverata in gravi condizioni. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Oggi apriamo con uno dei temi più caldi della città, il quartiere dell'Albera, uno dei nodi del traffico della città, e oggi il sindaco è andato a Roma per incontrare il vice ministro alle infrastrutture. Bretella dell'Albera, il cantiere infinito. Tanti, troppi anni per sbloccarlo. E oggi il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, è andato a cercare la chiave a Roma. È il governo il passepartout per realizzare questi 5 chilometri sospesi tra le buone intenzioni e gli eventi avversi? Forse sì. Dal marzo del 2018, quando furono avviati i lavori, la data di ultimazione continua a essere differita, con molti disagi per i residenti dei quartieri interessati, travolti dal traffico pesante, con conseguenze sull'inquinamento e sulla sicurezza stradale. In questo momento il cantiere, al 55% dell'opera, sta affrontando gli scavi per l'eliminazione dei tralicci, presto riposizionati con un impianto sotterraneo. Oggi a Roma il sindaco Francesco Rucco ha chiesto più uomini e più mezzi per chiudere il cantiere entro dicembre del 2022 e ha ricevuto dal viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli la garanzia che il governo porrà la massima attenzione per la realizzazione e la conclusione di questa variante all'SP46. Un incontro importante, fruttuoso, abbiamo appreso che il viceministro si è attivato con Terna per risolvere il problema dei tralicci e farà particolarmente attenzione allo sviluppo del cantiere nei prossimi mesi per vedere realizzata finalmente un'opera molto importante per il territorio vicentino. E mentre il sindaco Francesco Rucco era a Roma, dal viceministro Morelli abbiamo portato in tempo reale l'incontro ai residenti del villaggio del Sole. Qui le loro opinioni. Chissà che sia la volta buona, perché è anni che passiamo, cioè, abitiamo qua, ma è una vergogna ormai, è proprio una vergogna grande. Speriamo che il sindaco faccia qualcosa. Secondo me è un frutto di accordi fra le varie parti, fra coloro che devono gestire il cantiere, ma anche coloro che devono gestire invece la linea elettrica. Nessuno ha interesse di risolvere in 448 la situazione, ma piuttosto è fatto per portare avanti la cosa. Lei è pessimista allora? Assolutamente, non può risolversi subito, ci sono troppe persone. Il sindaco ha fatto bene andare a Roma per sollecitare, perché sennò c'è un'immobilità che non. Fra 10 anni saremo sempre allo stesso livello. Non ha molta fiducia lì? No, perché ormai, come dico, sono troppo tempo. Anni. Oggi il sindaco è andato a Roma a sollecitare i lavori. Ha fatto benissimo, forse da prima anche. No, adesso. Lei cosa pensa di tutta questa lungaggine? È un disastro. Comunque stiamo bene, dai. Ottimista? Sì, senz'altro ormai va terminata, però col tempo è lungo. Il vice ministro ha assicurato massima attenzione. Sì, massima. Si continua a promettere, però effettivamente dopo non è ancora fatto niente, perché ci sono tante belle parole, però i fatti bisogna vedere quali sono, insomma. Quindi prevale il pessimismo per lei? Attualmente sì. Sicuramente sono lavori che ostacolano la viabilità della città, e se il sindaco può farsi sentire penso che sia giusto farlo. Domandare è lecito e rispondere è cortesia, quindi diciamo comunque sicuramente male non fa. Poi si vedrà, insomma, perché bisogna capire come mai ci sono i ritardi. Bisogna capire se sono problemi burocratici o problemi proprio di gestione del cantiere. Questa sono anni, io ero bambino e sono grande. Bisognerebbe cosa? Secondo me dovrebbero darci dentro, che è il momento, perché è pericoloso anche per i pedoni qui veramente, hai capito? Ecco. Questo è un preimpegno del viceministro? Penso di sì che serva. Penso che sarà il momento che aiutano Rucco e vada finito. È la storia infinita, chissà che sia la volta buona, ecco, dico qua. Lei si fida, il viceministro ha assicurato un massimo impegno. Lo dicono sempre.
E anche oggi facciamo il punto della situazione con i grandi elettori vicentini impegnati a Roma nella scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Sentiamo che aria tira nell'aula di Montecitorio. Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Anche oggi in aula a Montecitorio uno dei nomi più gettonati per il Quirinale è Scheda Bianca o Bianca Scheda. Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato politico non cambia. Anche oggi ci saranno tante schede bianche, il Partito Democratico voterà Scheda Bianca, lo stesso faranno la larga parte dei partiti di centrodestra e centrosinistra. Lo sforzo è quello di cercare un candidato condiviso. Il centrodestra oggi ha presentato una rosa di nomi, tutti di alto profilo istituzionale, da condividere con le altre forze politiche. Girano schede bianche, ma si fanno anche i primi nomi, non quello della veneta Elisabetta Casellati, perché la Lega, con gli alleati di centrodestra, ritiene che le cariche istituzionali e la Casellati è presidente del Senato, almeno per il momento, debbano essere tenute fuori dalla discussione. Non è da escludere che quella di Elisabetta Casellati sia una carta che il centrodestra voglia giocare più avanti, in momenti più decisivi. Ma già oggi nomi di valore non mancano, anche inseriti all'ultimo minuto. All'ultimo minuto e con sorpresa è stato inserito anche il nominativo di Carlo Nordio, magistrato veneziano che tra l'altro da pochi giorni ho nominato come consulente della commissione parlamentare d'inchiesta di cui sono presidente. La sensazione però è che si punti all'elezione del Presidente della Repubblica non ora, nei primi tre scrutini, quando serve una maggioranza dei due terzi dell'Aula, ma semmai da giovedì, dal quarto scrutinio in poi, quando basterà la maggioranza del 50% più uno. L'auspicio è di fare presto perché i cittadini non capirebbero in questo momento una politica che per giorni e giorni gioca a risico. Serve un Presidente della Repubblica che sia rappresentativo di tutti gli italiani, super partes, e una vicenda in cui non ci sono vincitori vinti, non c'è qualcuno che ha messo un Presidente della Repubblica vicino a lui, ma in cui si sia scelta insieme la figura giusta che possa rappresentare tutti. Il nuovo questore di Vicenza Sartori continua con la sua strategia di controlli serrati e blitz. Vediamo il risultato di questi ultimi tre giorni. Non esistono aree che godono di extraterritorialità, nel senso che tutte le problematiche che ci vengono segnalate noi cerchiamo di affrontarle nelle aree dove queste problematiche sorgono. La strategia della goccia cinese, elegante simbolismo che richiama la forza dell'acqua, capace col tempo di bucare la roccia. Ma qui il tempo è poco e forse è meglio parlare di strategia del martello pneumatico. Controlli a raffica, blitz ripetuti nei quartieri dove si annidano degrado e criminalità. È una strategia abbastanza banale, ma che avendola realizzata anche nella mia precedente esperienza ho visto che dà ottimi risultati. Il nuovo questore non ha dubbi, è necessario non dare tregua a chi commette reati e crea allarme sociale. L'ultimo blitz messo in atto a Campo Marzo, in centro storico, nei luoghi della movida serale e nei quartieri della periferia, ha portato agli ennesimi provvedimenti firmati da Paolo Sartori. 11 fogli di via, 2 espulsioni con ordine di allontanamento dal territorio nazionale, 8 permessi di soggiorno revocati, 13 avvisi orali nei confronti di pregiudicati sorpresi in luoghi e atteggiamenti sospetti. Le forze dell'ordine, coordinate dal questore, hanno anche identificato un tunisino che da anni vive e dorme nella zona di Ponte degli Angeli. L'immigrato, accompagnato da un cane, più volte segnalato per disturbo e molestie ai passanti e con a proprio carico precedenti penali per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, ubriachezza, invasione di terreni ed edifici e ripetute violazioni della normativa anti-Covid, è stato accompagnato alla frontiera per poi essere rimpatriato nel paese d'origine. Non posso consentire che situazioni di illegalità, di presenze illegali sul territorio da parte di personaggi che non hanno titolo per permanere sul nostro territorio, soprattutto se queste persone sono state nel corso degli anni individuate come coinvolte in reati di vario genere, questa cosa non può essere tollerata. E proprio per questo motivo, allorché ci imbattiamo in situazioni di questo genere, ho dato disposizione che vengano trattate nel modo più severo possibile. Nei prossimi giorni i controlli continueranno, non solo a Vicenza ma in tutta la provincia, lo abbiamo detto, è la strategia del martello pneumatico e dà i suoi risultati. Si tratta di risultati che
tendono a portare alla soluzione di determinate problematiche. Rimaniamo a Vicenza e torniamo a parlare del giallo della giovane influencer trovata morta in circostanze sospette. In attesa dell'esito dell'autopsia c'è un importante aggiornamento delle indagini. Per fare luce sulla morte avvenuta in circostanze misteriose di Vanessa Bruno, la 23enne modella influencer italo-brasiliana, il pubblico ministero Alessandra Bloch, responsabile delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati due persone. Sarebbero un inquilino dell'abitazione in via Stichello, dove il corpo della ragazza è stato ritrovato, e un amico della giovane, con cui si sarebbe presentata nell'appartamento e avrebbe trascorso alcune ore insieme mangiando una pizza in compagnia. La ragazza poi si sarebbe coricata sul divano e dopo aver preso sonno avrebbe trascorso la notte tra l'8 e il 9 gennaio scorso. Solo all'indomani, nel tardo pomeriggio, il padrone di casa ha lanciato l'allarme al SUEM, asserendo che, convinto che la ragazza stesse ancora dormendo, aveva cercato di svegliarla, scoprendo invece che Vanessa era già morta. L'autopsia sul corpo della ragazza è già stata eseguita, ma al momento non sono ancora noti gli esiti degli esami tossicologici. Vanessa potrebbe essere morta per un arresto cardiocircolatorio, ma gli inquirenti stanno mantenendo ancora il più stretto riserbo sulle indagini. Aver formalmente iscritto i due indagati potrebbe rappresentare una svolta decisiva per le indagini. Andiamo ora a Castelgomberto, incidente sulla provinciale Peschiera dei Muzzi. Verso le 19 di ieri sera una pensionata è stata investita da un'auto. Castelgomberto, una donna settantenne è stata investita da un'auto in via 25 aprile nella serata di ieri. Alla guida un giovane di Cornedo che non è riuscito ad evitare l'anziana che è rimasta a terra. Allertati immediatamente i sanitari del SUEM, mentre alcuni residenti sono scesi in strada per fornire un primo soccorso. Una volta giunta l'ambulanza, i medici hanno immobilizzato l'anziana signora che, viste le gravi condizioni, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sapete che Rete Veneta è sempre vicina ai suoi telespettatori e quindi ai cittadini, quindi per qualsiasi segnalazione e informazione scrivete e chiamate nei numeri qui in sovraimpressione. Ed ora, qualche giorno fa, abbiamo registrato l'appello del direttore del centro commerciale Palladio che chiedeva aiuto contro il degrado della zona. Il sindaco aveva assicurato un giro di vite, soprattutto nel far rispettare l'ordinanza che vieta a chiunque di stazionare in strada padana verso Padova. Oggi siamo andati a verificare come vanno le cose. Sotto assedio. Il centro commerciale Palladio aveva lanciato l'SOS. Da anni alcune famiglie nomadi vivono in camper fermi sulla strada padana verso Padova. Spesso stazionano quei loro camper o dietro questi cartelloni pubblicitari fronte strada o anche alle volte sempre sulla statale di fronte all'ingresso nostro principale. Ogni giorno succede qualcosa, dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego, aiutateci e rapidamente. Grazie. È il 4 gennaio quando un carabiniere fuori servizio nel parcheggio del centro commerciale nota alcuni ragazzi intenti a forzare un furgone. Interviene, si rivela, dice di essere un militare, ma per tutta risposta viene aggredito. Lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Dopo il servizio di Rete Veneta abbiamo preso dei fatti accaduti. La polizia locale, per quanto di competenza, è a disposizione del centro Palladio per ogni tipo di intervento, qualora ve ne sia la necessità. Possiamo intervenire per ogni qualvolta chiamati per far rimuovere anche coattivamente i mezzi qualora questi non si allontanano spontaneamente, grazie anche all'ordinanza che vieta il bivacco e soprattutto lo stazionamento dei camper in quella zona. Questa è la promessa del sindaco di Vicenza. La nostra invece è che avremmo continuato a seguire la situazione. E come promesso monitoriamo la situazione. Anche oggi noi di Rete Veneta siamo tornati qui nel centro commerciale con il direttore Alessandro Artolozzi per accertarci se si sono verificati altri episodi come il tentativo di furto che era accaduto qualche tempo fa qui nel parcheggio del centro commerciale e soprattutto per capire se sono tornate le carovane di nomadi in violazione dell'ordinanza del sindaco di Vicenza. Grazie Carlo, direi tutto, sembra che la situazione si sia abbastanza tranquillizzata, le carovane si sono ripresentate ma sono state anche rimosse dalla polizia municipale. Adesso è intervenuta la polizia locale così come promesso dal sindaco? Assolutamente sì, sono stati anche piuttosto tempestivi nel momento in cui li abbiamo avvistati, li abbiamo contattati, li hanno mandati via.
loro tenderebbero a tornare, ma devo dire che è qualche giorno che non li vediamo e tantomeno si sono verificati ulteriori furtarelli o danneggiamenti da parte loro. Quindi diciamo che la cura di Rete Veneta ha funzionato? Assolutamente sì, anzi vi ringrazio per questo vostro supporto, i risultati si stanno vedendo e spero che diventino anche definitivi. E certo, il degrado chiunque lo compia non va bene, per cui noi di Rete Veneta non molleremo certamente adesso, anzi continueremo a monitorare la situazione, quindi il nostro è un arrivederci e con i nostri telespettatori, loro lo sanno, non finisce qui la questione. Ma continua. Continua. E subito dopo, in prima serata, arriva Focus. Ospiti di questa sera, Serenella Bettin, Roberto Ciambetti, Maurizio Conte, Luciano Fregonese, Andrea Gregori, Emanuela Lanzarin, Roberto Marcato, Simonetta Rubinato e Rachele Scarpa. Questo è tutto, vi lasciamo alle previsioni meteo. Grazie per essere stati qui con noi. Buonasera.